il primo esame della stessa cartella clinica rende un po' perplessi, insomma, su alcune, diciamo così, su alcuni passaggi rende perplessi, così come devo dire rende perplesso il fatto che non volesse dare notizie del proprio stato di salute ai genitori. Quel modulo è un modulo che noi nella cartella del fascicolo del PM non l'abbiamo avuto, non l'abbiamo trovato, diciamo, che poi però ci garantiscono esserci arrivato, ma dopo il sequestro, dopo l'acquisizione. Si tratta di un modulo che è perfettamente compilato, quello proposto dal Pertini, diciamo, con l'indicazione due volte no da parte del povero Stefano e la sottoscrizione del rifiuto di informare i familiari sul suo stato di salute. Viceversa, nella cartella acquisita dal PN abbiamo trovato un modulo analogo, non identico ma analogo a quello, con le stesse diciture, non compilato, attribuibile però soltanto a Stefano Cucchi perché, diciamo così, intestato a lui con una scrittura a mano, e non compilato però è non sottoscritto, quindi non c'è quel no e non c'è la sottoscrizione. Gli altri, diciamo, dubbi sono dubbi che si possono porre soltanto in maniera più efficace chi ha l'originale. Visivamente può vedere l'originale perché con la fotocopia non si può fare certo un apprezzamento valido. Quello che possiamo dire è che comunque queste perplessità noi le abbiamo, ma ci rimettiamo ovviamente a quello che decideranno e che decidono i pubblici ministeri, insomma. Se questo è accaduto devono spiegare loro ovviamente perché hanno fatto aggiunte o modificato. È chiaro che per chi le legge, per noi il significato penso che appare più che mai ovvio, insomma. Devo dire che sono situazioni che non sono nuove, insomma, anche in altre inchieste dove si parlava di dove si tratta di colpa medica, ci si imbatte spesso in situazioni analoghe a questa, insomma. Quindi non è che siamo più di tanto meravigliati. Bisogna capire se questo è avvenuto e bisogna anche che ce lo spieghino se questo effettivamente è avvenuto, perché ripeto, sulla base delle fotocopie noi facciamo fatica a dirlo. Quello che noi possiamo dire comunque in maniera assolutamente certa è che Stefano non, diciamo, non è vero che i familiari di Stefano non, diciamo, non si siano recati a fargli visita presso la struttura del Pertini. Questo non è assolutamente vero, Stefano non è stato abbandonato, prova ne sia che proprio negli effetti personali che oggi vengono restituiti ai familiari vi è un pigiama effetti personali che sono stati portati al Pertini proprio durante il suo ricordo da parte degli stessi familiari che tentavano di vedere, di sapere, di avere sue notizie e notizie sul stato di salute. Questo pigiama e questi effetti personali consegnati in quel frangente legato almeno dai comunicati stampa, dalla struttura ospedaliera, viceversa sono stati restituiti alla famiglia oggi. Quindi è chiaro che insomma il fatto si presenta da solo, insomma, da questo punto di vista.